Buongiorno a tutti quanti, in realtà sono le 5 e un quarto di pomeriggio e iniziamo adesso il vlog. Uscendo sto andando a un parco vicino a casa di amici perché Brian e l'altro ragazzo si allenano. Io mi sono già allenata stamattina e io sto con la Federica, quella che insomma vedete qualche volta nei vlog, e quando riesco a riprenderla. Un caldo assurdo. Domani mattina io e Federica andremo a fare un giretto. E perché io voglio cercare delle specie di lastre, insomma degli sfondi tipo sul marmo per fare le foto più carine, dei pasti, cose del genere, e anche insomma delle cose da posizionare per avere comunque uno sfondo dietro. E pensavo di andare alle Roy Merlin, non so come si pronuncia. Siamo tornati dal parco, ho ripreso un po' Brian che si allenava a basket, abbiamo fatto 21, non so se lo conoscete, a me piace tantissimo il basket, cioè poi ho fatto un po' così alla boia e adesso ho fatto la doccia. C'è perché ogni estate, quando ero piccolina insomma, ci giocavo sempre, ping pong, biliardino, basket, erano le cose che si facevano al mare. E niente, adesso ho fatto la seconda doccia della giornata e adesso mi sa che è ora di mangiare, sono tipo le 8. Non ho tanta fame però, vediamo. Sto già grondando e dire che il mio telefono insomma fa 26 gradi, però è già molto caldo. Infatti sono le 10 e un quarto, avevo intenzione di uscire a questo orario insomma, perché poi dopo diventa veramente caldo girare e insomma, che poi sicuramente staremo in giro così, e poi in teoria andiamo a mangiare da qualche parte, comunque dopo vi faccio vedere. E ora vado a prendere le macchine e poi andiamo al centro commerciale, quindi non so se riprendo la sicurezza, vediamo. Dio.
Sono appena tornata a casa, sono le 5, tra un'oretta tornano i miei che sono stati un po' in montagna una notte. Devo svuotare la lavastoviglie. Sono davvero cotta tutto il giorno, vabbè, fra negozi, soprattutto comunque in macchina. L'aria condizionata non prendeva neanche, cioè, ma non partiva neanche bene, quindi si è sofferto molto il caldo anche in macchina. È stato pesante, mi sento veramente molto accaldata e più stanca, cioè manco avessi fatto chissà che cosa. Svuoto la lavastoviglie, grazie, mega doccia. E poi mi passo un po' di olio e... Ah, non vi ho parlato che mi hanno inviato da provare la coppetta anticellulite, dovrebbe essere questo il nome, è un affare in silicone. E lo sto un pochino provando e io mi sto trovando bene. Devo dire che mi ricorda un pochino il massaggio che mi faceva una signora l'anno scorso, perché proprio dove mi pigliava, quando mi faceva il massaggio, nelle parti più affette da, insomma, cellulite, così un pochino più con cellulite nascente, mi faceva male, mi diceva è normale, e pian piano il dolore diminuirà, infatti poi è diminuito. E un po' quella coppetta mi ricorda, se la strizzo tanto, mi ricorda un po' quel dolore lì. Però molte estetiste mi hanno messo in guardia di stare molto attenti, soprattutto per chi ha la pelle molto sensibile. Poi ovviamente non è assolutamente indicata per chi ha problemi di pelle, pelle molto sensibile, vene varicose, allergie e altre problematiche di pelle. Io non c'ho niente e diciamo che ho anche la pelle da coccodrillo. Per ora l'ho già usata 4 giorni, 3 giorni di seguito più un altro giorno separato, e non ho sentito problematiche, non ci sto tanto perché non bisogna comunque starci mezz'ora, ecco, a fare un massaggio. E uso tutti gli oli che mi hanno mandato, si chiama, lo lascio scritto qua, e con loro ho già collaborato una volta con un altro strumento per massaggi, però diciamo che non ero molto costante in quello là. Questo potrebbe essere una cosa che rende un pochino, insomma, fa essere un pochino più costanti. Comunque, per quanto riguarda la coppetta, ne stanno parlando molte persone, più che altro ho letto che è un metodo abbastanza antico e già utilizzato dagli sportivi dopo sessioni di allenamento o comunque gare, così, per rilassare il muscolo, quindi comunque non è una cosa nuovissima. E niente, adesso faccio tutte le cose che devo fare. Allora, ho preso questi 3 pantaloni, questo qui Piazza Italia, questi 2 dovrebbero essere OVS, tutte cose al di sotto dei 20 euro, e sono tutti pantaloni molto larghi sopra e molto larghi sotto, insomma. A parte questi qua, che invece sono molto più aderenti, però li devo fare un po' stringere nella cintura da mamma, perché sennò non hanno senso davvero, mi stanno larghi dopo sopra il sedere in vita e non hanno senso proprio per nulla. Stanno aderenti sopra e poi si allargano un po' sotto, e non c'era una taglia più piccola. E questi qua sono sempre tipo questi qua. E non ho mai preso fantasie del genere, devo dire, però secondo me con una maglia bianca, nera, oppure che possa riprendere questo colore qui, cioè sono proprio quegli outfit con quel tocco in più per non vestirmi tutta di nero, tutta, insomma, con un unico colore. E poi, insomma, non lo so, secondo me ci stanno. Queste qui invece che abbiamo io e Federica rivestito, le voglio utilizzare, come avete visto un po' nelle clip, le voglio utilizzare per appunto fare una specie di set fotografico e mettere il cibo lì, così ad avere uno sfondo dietro e uno sfondo sotto. E abbiamo fatto di quelle 2 tipologie lì, uno più sul marmo e l'altro sul bianco con qualche, comunque, cioè non proprio bianco bianco, insomma, qualche venatura un po' così, e appunto da mettere terra qua in cucina per fare le foto, ecco. Allora, ho tutto tagliato questo salmone, 500 grammi circa, vabbè, ci rimarrà un po' anche per domani, e l'ho messo, adesso lascio marinare con salsa di soia, questa qua che non ne sono riuscita a mettere tanta perché era già quasi finita, e aceto balsamico, sale e semi di sesamo. Adesso c'è pochissimo salsa di soia, quindi non verrà proprio una marinatura come volevo io. Poi, non so, dopo un po' di pan grattato, magari, non subito, sennò si impacciuga tutto, oppure anche senza pan grattato. Io però stasera ho delle polpettine veg che avevo da finire, però un po' lo assaggerò sicuramente. Ve lo straconsiglio, soprattutto col pollo fatto così, viene veramente buonissimo. Thank you.
siamo a un paio di giorni dopo l'inizio del video. Mi sono appena finita di allenare, ho finito la quarta settimana di allenamento, ne mancano ancora due, la prossima settimana mando il check alla Fra, quindi prendo le misure e aggiorno il foglio, diciamo, d'indagine che lei tiene sempre salvato, dove annotiamo, ecco, se ci sono stati miglioramenti, peggioramenti, aumento di peso, meno, misure, insomma cose del genere. Spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso comunque lasciate un mi piace e un commento, anche sempre gradito. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!